Salem. A nome di Chirone ringrazio il presidente Bertelli che è riuscito a dare in questi ultimi anni, da quanto ha assunto la presidenza del circolo, un nuovo impulso ad una realtà malabita che ormai è presente sul territorio a 60 anni ma che ha bisogno di nuova linfa e di nuova energia. Come ringrazio lui, ringrazio anche il consiglio direttivo che ci ha accolto e ci ha aiutato, da Alberto Agosti a tutti gli altri, tutti quanti compongono questa realtà che è importante e che comunque abbiamo il piacere di poter collaborare in questo momento. Ringrazio la presenza dell'assessore, ringrazio quanti sono intervenuti e dico solo questo: c'è da elogiare il grande lavoro che ha fatto Anna, perché al di là della nostra intenzione di voler organizzare e di voler cooperare con le ACLI, come collaboriamo con altre importanti associazioni, tra cui l'AVIS, tra cui la compagnia teatrale che di Manerbe, tra cui speriamo presto il Politeama, c'è comunque bisogno che qualcuno segua questi progetti, c'è bisogno che qualcuno costruisca qualcosa intorno, e quel qualcuno in questo caso è stata Anna, che a fronte del sostegno, spero sia stato sufficiente da parte del direttivo, che proseguirà poi anche attraverso il sostegno dei nostri soci nel mantenimento e nell'apertura di questo di questa opportunità di conoscenza delle opzioni di viaggio, della mobilità europea e non, ha voluto appunto costruire qualcosa ed è riuscita a costruire tanto, per cui lascio subito a lei la parola perché possa proseguire ed illustrare quello che è stato il lavoro e le finalità dello progetto. Allora, diciamo che questo progetto